il terrorismo, perché c'è un filo che legherebbe Parigi, Bruxelles e il nostro paese. Lo dimostrerebbe l'arresto a Salerno di un, l'avete sentito nel telegiornale, di un cittadino algerino che secondo gli investigatori produceva falsi documenti che sarebbero stati utilizzati dai terroristi negli attentati. Lo avete sentito, lo abbiamo raccontato in questi mesi, sono tanti i presunti terroristi che sono transitati nel nostro paese, in porti, aeroporti, in alcuni casi sono stati fermati, in altri casi sono scomparsi nel nulla, come i tre cittadini libici fermati a Genova. E poi c'è un ultimo caso, quello di del cittadino marocchino, ne ha parlato, se ne è occupata la Germania, del cittadino marocchino sul cui legame con gli attentati di Bruxelles ci sono dei dubbi però espressi proprio dagli investigatori tedeschi. Cominciamo. La notizia della cattura mercoledì in Germania, nella provincia di Francoforte, di Mohamed Lalaoui, 28 anni, cittadino marocchino, che per 7 anni ha vissuto in Italia, a Vestone, provincia di Brescia, dal 2007 al 2014, prima di essere espulso per l'evasione dai domiciliari, dal settimanale Der Spiegel, è finita su tutti i notiziari tedeschi. Der Marokkaner war der Polizei Mittwochnacht am Gießener Bahnhof bei einer Ausweiskontrolle aufgefallen. La Procura federale tedesca ieri sera ha smentito che l'uomo abbia un legame con i terroristi degli attentati di Parigi e Bruxelles, specificando che le indagini sono ancora in corso e che nell'abitazione del presunto terrorista non sono stati trovati né esplosivi né altro tipo di materiale che possa indurre a sospettare un filo con gli attentati di martedì 22 marzo. La Procura tedesca ha poi concluso affermando che resta sotto custodia e che sono in corso accertamenti approfonditi sul suo computer e sul cellulare. Proprio nel telefonino di Lalaoui, secondo le fonti del Der Spiegel, gli inquirenti tedeschi avrebbero però trovato alcuni SMS contenenti il nome di Khalid el-Bakraoui, il terrorista che si è fatto esplodere nella metropolitana di Bruxelles, ma c'è di più. Uno di questi messaggi, come state vedendo, sarebbe stato inviato all'attentatore 3 minuti prima che portasse a termine la sua missione. In quel messaggio c'era scritto FEN, fine. Lalaoui in Italia era stato identificato come uno dei tanti delinquenti comuni, un tentato omicidio derubricato in lesioni ai danni di un connazionale e traffico di stupefacenti. All'epoca non c'era traccia di possibili legami con lo Stato islamico. In paese l'imam prega spesso per la sua famiglia che lavora e vive a Vestone. Su questo foglio distribuito ai fedeli si schiera contro il terrorismo. Chi conosceva Lalaoui lo descrive così. La radicalizzazione con l'ISMA in questo caso c'entri poco, so che il personaggio era più che altro un delinquente comune. Sui documenti di espulsione italiani era scritto chiaro che non doveva più entrare nell'area di Schengen, invece Lalaoui, secondo fonti della polizia tedesca, si sarebbe stabilito clandestinamente in Germania. Nel 2014 aveva fatto richiesta di asilo ma senza successo. Questa vicenda si aggiunge alle inchieste in corso in Italia su presunte cellule radicali islamiche. Fece clamore nel 2013 a Vobarno, una ventina di chilometri da Vestone, la fuga in Siria di un 22enne Anas El Aboubi, giovane rapper marocchino, dalle rime arrabbiate al Kalashnikov tra i miliziani dell'ISIS. Era stato arrestato prima dell'affiliazione, una volta liberato se n'è andato. È la grande sfida della nostra intelligence, seguire i sospettati anche quando si allontanano dall'Italia. L'ultimo esempio, a gennaio di quest'anno, i tre libici fermati il 3 gennaio al porto di Genova, sospettati dei legami con l'ISIS, sono stati prima arrestati e poi liberati il 12 febbraio, sono svaniti nel nulla, lasciando in Italia auto, telefonini, soldi e anche i passaporti, insomma, tutto quello che gli era stato sequestrato. Diversamente andata a uno dei due siriani fermati nel 2015 all'aeroporto di Bergamo con passaporto falso. I giudici lo hanno condannato ad 1 anno e 6 mesi, è tuttora in isolamento. E l'allarme terrorismo pone ancora più forte il problema della sicurezza nelle nostre città, soprattutto in queste giornate di festa per la Pasqua. Oggi in piazza San Pietro, appunto, la messa di Pasqua, ha detto la questura, c'erano oltre 100.000 fedeli e naturalmente le misure di sicurezza erano imponenti, non solo a Roma, però anche in altre città. Piazza San Pietro oggi è come una bolla presidiata e isolata dal resto della città. I fedeli continuano ad arrivare anche durante la messa celebrata da Papa Francesco, un flusso continuo che inizia con una lunga fila su Via della Conciliazione, l'accesso principale all'area off limits.
Come vedete, i fedeli cominciano già a mettersi in fila qui per il primo posto di blocco, qualche decina di metri più avanti, dove verranno controllate le borse una a una e dove le persone verranno esaminate con il metal detector, ma è solo il primo punto. Ce ne sono altri due di posti di controllo, uno proprio su Piazza San Pietro, il terzo, quello fisso, sotto il colonnato del Bernini. Sono le stesse misure di sicurezza adottate per l'8 dicembre, l'apertura dell'anno santo, tre posti di controllo più presidi vari in tutta l'area rossa, sorvolata da elicotteri della polizia. Le forze dell'ordine requisiscono tutto ciò che è metallico, coltelli di ogni tipo, ma anche termos e bombolette di deodorante. Ogni cosa viene restituita all'uscita, perquisiti anche i passeggini e sedie a rotelle. Oggi non ci sono deroghe per nessuno. Stesse misure di sicurezza in tutte le città affollate di turisti in questi giorni. Questa è Firenze. Ogni luogo di assembramento può diventare un possibile obiettivo. Qui siamo invece a Milano. I turisti sono concentrati tra Piazza Duomo e Galleria, poche centinaia di metri monitorate a vista da polizia ed esercito. L'immagine è quella di una città presidiata, non soffocata dall'incubo terrorismo. I controlli sono più stringenti anche a Venezia, dove in Piazza San Marco si formano lunghe file per entrare nei musei. I turisti vengono passati uno ad uno dagli agenti con i metal detector. Il tema della sicurezza nella città e in una regione che ospita migliaia di famiglie di religione islamica terrà banco nei prossimi giorni, perché la Commissione Politiche Istituzionali del Consiglio regionale ha raggiunto rapidamente l'accordo bipartisan sul regolamento che vieterà l'ingresso agli uffici della regione, ospedali compresi, alle donne dal volto completamente coperto dal velo del Nijab. La proposta, partita da un consigliere della lista Zaia, ha ottenuto il sostegno anche dell'opposizione di centrosinistra. Adesso vi raccontiamo una storia che è diventata un caso. Al centro c'è la tesi molto controversa di un medico americano che lega la diffusione dei vaccini all'autismo, e questa tesi è al centro di un film documentario che Robert De Niro, che è il fondatore del Tribeca Film Festival, voleva appunto in apertura della rassegna. Però le tantissime polemiche proprio su questo hanno fatto sì che in queste ore De Niro decidesse di fare retromarcia e il film è stato ritirato. My phone rings and it's Dr. William Thompson. You and I don't know each other very well. Che la tesi di Andrew Wakefield, medico americano radiato dall'ordine per aver diffuso documenti falsi che hanno rinfocolato nel mondo la psicosi secondo cui i vaccini sui bambini causano autismo, prima o poi sarebbe diventata un documentario, filmato tra l'altro dallo stesso Wakefield, c'era da aspettarselo. Quello che invece ha lasciato tutti di stucco è che il docufilm in questione fino a ieri sera era in calendario il prossimo 24 aprile al Tribeca Film Festival, la festa del cinema nata dalle ceneri dell'11 settembre e voluta dall'attore Robert De Niro. Inserire nel programma quel film è una scelta sicuramente figlia di un dolore personale. De Niro ha avuto dalla terza compagna Grace Hightower, attrice di 12 anni più giovane, un figlio autistico oggi 17enne, ma quella decisione ha scatenato feroci polemiche da parte della comunità scientifica statunitense e dall'opinione pubblica non solo americana, che ha parlato di pericolosa disinformazione sulla pelle dei bambini. Poi ieri sera la marcia indietro dell'attore con un post su Facebook. Il mio intento era quello di creare un dibattito intorno al tema dell'autismo, ma dopo aver esaminato meglio il film, anche grazie al contributo dei medici, non crediamo che sortisca gli effetti sperati. Non è un modo per evitare polemiche, ma abbiamo deciso di rimuoverlo dal programma. Convivere con un familiare affetto da autismo. Il cinema ha trattato altre volte questo tema. Il titolo più conosciuto è Rain Man, film che ha avvicinato il pubblico a un problema tanto drammatico. I like having you for my brother. I'm an excellent driver. Yes, you are. La comunità scientifica condanna apertamente il rapporto vaccinazione trivalente autismo. Wakefield, lo ricordiamo, nel 1998 pubblicò uno studio che allontanò molte famiglie americane dalla vaccinazione dei loro figli e ne scaturì un'epidemia di morbillo che provocò alcuni decessi. Un'inchiesta poi scoprì che il medico aveva incassato mezzo milione di sterline per scrivere il falso, fu radiato dall'ordine, ma il guaio era stato fatto. Il terrore dei vaccini non si fermò ed ebbe un eco in tutto il mondo, anche in Italia, dove due sentenze del tribunale nel 2012, una a Rimini, poi capovolta in appello, e una a Torino, sposarono la tesi della relazione autismo-vaccini, ma è scientificamente provato e ribadito dal Ministero della Salute che non c'è alcuna relazione e che anzi i vaccini sui bambini sono indispensabili per una buona crescita.
La pagina dello sport adesso con il rugby. Rugby che decide di voltare pagina dopo la disastrosa partecipazione della nazionale italiana al Sei Nazioni. Lascia il tecnico francese Jacques Brunel, lascia la panchina e verrà sostituito da un irlandese che conosciamo meglio in questo servizio. Sarà un'Italia del rugby decisamente verde, quella del nuovo corso. Raccolte le macerie del Sei Nazioni 2016, concluso con un poco dignitoso cucchiaio di legno, si volta pagina con un tecnico giovane, 46 anni ad ottobre e nato in Irlanda. Lì dove il verde è il colore nazionale, che domina sulle tribune sempre strapiene di Lansdowne Road. Si chiama Conor Michael Patrick O'Shea, un nome che non può suonare nuovo agli appassionati della palla ovale. Era dal 2002, dai tempi dell'ingaggio di John Kirwan, che non approdava sulla panchina azzurra un tecnico così giovane. Mallet e Brunel, i suoi predecessori, erano sulla cinquantina al momento di prendere in pugno i destini dell'Italia Rugby. E mai nella storia questo delicato compito era toccato ad un irlandese. Voglio sviluppare il potenziale del rugby azzurro, le sue prime parole da CT, e portare in campo la più forte Italia di tutti i tempi. Sino a poche settimane fa ha guidato dalla panchina i londinesi Harlequins. Per 39 volte ha vestito la maglia della nazionale irlandese, per poi andare a dirigere la prestigiosa Accademia di Dublino. Director of Rugby, un incarico che ci riporta alle radici di una nazione 21 volte a segno nel 5 e 6 nazioni e che vive di rugby tutti i giorni, con molti punti di contatto con l'Italia. Un po' come la nostra cara vecchia maglia azzurra, la casacca verde con lo Shamrock, il trifoglio d'Irlanda, ha da sempre il magico potere di riunire il paese nel segno di una passione comune. Irlanda, che ha attraversato tanti momenti difficili, dalla sanguinosa guerra civile degli anni 70 alla terribile crisi finanziaria del 2007, ma che è sempre stata in grado di rimettersi in piedi. Hanno saputo cambiare pelle gli orgogliosi irlandesi che ogni 17 marzo riescono ad inondare di verde le piazze di tutto il mondo. St. Patrick's Day, un rito tradizionale che a molti ricorda le solennità religiose italiane, a conferma di un filo rosso, anzi verde che più verde non si può, fra Irlanda ed Italia. Basta infatti aggirarsi fra le strade di Dublino per sentirsi anche noi, popolo di emigrati, proprio come gli Irishmen, un po' come a casa nostra. E non è soltanto per quella bandiera così simile al nostro tricolore. A Conor O'Shea basterà poco per sentirsi uno di noi, come capitò al suo connazionale Eddie Irvine, ancora oggi popolarissimo fra i tifosi della Ferrari. È su una storia che è un caso unico per il nostro calcio, una giovane promessa. Giocherà nella primavera della Fiorentina e arriva da quel paese, la Nord Corea, dove c'è una dittatura e dove i diritti umani non sono rispettati. L'hanno già ribattezzata la libera uscita di Mr. Choe all'anagrafe Choe Song-yeok, nato l'8 febbraio del 1998, centrocampista offensivo nordcoreano, da pochi giorni, giusto il tempo di fargli compiere 18 anni, ufficialmente tesserato dalla Fiorentina. Quando nella 24esima giornata del campionato primavera nella sfida contro l'Entella, Mr. Guidi ha fatto entrare questo giovane asiatico, nessuno aveva idea di chi si trattasse. Adesso invece la sua storia è nota, il suo caso ancora unico per il nostro calcio. Choe viene dalla cantera della Corea del Nord, che promette davvero bene nonostante i disastrosi risultati della nazionale maggiore, quelli che in passato hanno generato ritorsioni a cavallo tra paure legittime e bufale figlie della contropropaganda al regime, che ha insinuato ombre improbabili dal rischio di arresto fino alla pena di morte per calciatori colpevoli di aver perso partite troppo importanti. La realtà è ben diversa in un paese dove il calcio è comunque lo sport di gran lunga più popolare, da giocare e da guardare, nonostante i filtri del regime, con una nazionale femminile molto forte e rispettata anche all'estero, e un settore giovanile che poggia sulla crescita di giovani talenti. Choe ha già vinto molto con la rappresentativa dell'Under 16, un gol in finale di Coppa d'Asia nel 2014 contro la Corea del Sud gli ha cambiato letteralmente la vita, consentendogli di diventare prodotto da esportazione, ideale testa di ponte di un export inimmaginabile fino a qualche anno fa. Dalla terra dove l'Italia ha curiosamente regalato personaggi in trasferta come Matteo Salvini e il senatore Razzi, il regime in un ideale scambio di mercato ci restituisce un classe 98 che prima è entrata a far parte di un campus organizzato a Perugia per talenti internazionali per poi approdare alla corte di Della Valle grazie all'attento scouting Viola.
Choi vive protetto, pochi scatti, lontano dai media, studia l'italiano e ha imparato a mangiare come si conviene alle nostre latitudini, cercando progressivamente di scollarsi dalla dura realtà che spetta ai nordcoreani che lavorano all'estero, comunque costretti all'indottrinamento e alla sorveglianza, impossibilitati a tenere per sé lo stipendio guadagnato, perché almeno il 70% torna di prassi all'autorità in patria. Insomma, il mercato con la Nord Corea presenta molte difficoltà, non solo legate al rispetto dei diritti umani, ma anche alle sanzioni economiche disposte dall'ONU nei confronti di Pyongyang, sanzioni che ora scattano ogni volta che si verifica uno spostamento di denaro. Un giocatore come Choe vale ora 50-100.000 euro al massimo, ma in prospettiva, con già grande esperienza alle spalle e una tempera che molti coetanei europei non hanno nei DNA, potrebbe fare la differenza anche a livello mediatico, dando ossigeno a un mercato fin qui davvero inesplorato. L'informazione torna questa sera alle 20, il TG Cronache come sempre domani con Caterina Bizzarri. Da parte mia ancora, buona Pasqua.